Quali sono i migliori tool per poter scoprire i contenuti più interessanti, più popolari, più condivisi, più rilevanti su qualsiasi argomento ti stia a cuore? Se non hai problemi di budget, i top 3 sono buzzsumo.com, eccezionale, vattelo a vedere perché dopo 2 secondi ti rendi conto da solo di quanto è potente, newswhip.com e Epic Beat di Epictions. I primi due sono abbastanza costosi, il primo costa 99 dollari al mese e il secondo non lo dicono più neanche il prezzo sopra il sito. Epic Beat Pictions offre invece una versione gratuita che puoi usare all'infinito. È estremamente potente, sofisticato e ben fatto, quindi ti consiglio di andarlo a scoprire subito. Se vuoi andare su qualcosa di ancora più semplice, ma che rimanga assolutamente gratuito, i tool che ti suggerisco di andare a scoprire sono Flipboard, dove trovi una marea di persone appassionate che curano degli argomenti specifici e quindi già sono là fuori a filtrare e selezionare il meglio del meglio. Numero 2, Scoopit. Scoopit integra anche nella sua versione basica, quella gratis, un motore di ricerca di contenuti interessanti, dove tu gli dai delle keyword, delle parole specifiche su un argomento e lui è in grado di suggerirti moltissimi contenuti rilevanti per quell'argomento. Numero 3, ti consiglio Underspink. Un bel servizio pulito, discreto, professionale, in grado di monitorare qualsiasi argomento, di farti scoprire nuovi autori, nuovi contenuti, supporta i feed RSS, una figata. Quarto, feedly.com, dove anche utilizzando la buca di ricerca, se inserisci una o più parole chiave, istantaneamente Feedly ti suggerisce dei siti, anche italiani, che si occupano dell'argomento che a te sta a cuore, ti dà la possibilità con un click di seguire quel sito senza doverlo andare a visitare ogni giorno, ma ricevendo all'interno di Feedly tutti gli aggiornamenti che quel sito pubblicherà. Ricapitolando, se hai budget a disposizione per la content discovery, i top 3 sono BuzzSumo, NewsWhip e Epic Beat di Epictions. Sul livello gratuito, i miei suggerimenti sono di utilizzare Flipboard, Scoopit, Underspink o il fantastico Feedly. Buona content discovery! Thank you.